qui al Palazzo Cincolani, oggi per la terza giornata programma AIR, coach pesaresi Marco, coach under 19 Recanati e C2 Recanati. Allora, coach, cosa ne pensi di questa terza giornata di oggi? Beh, intanto l'iniziativa, non abbiamo avuto modo di parlare altre volte, l'iniziativa è un'iniziativa lodevole perché parte dai giovani, parte da un progetto che si vuole estendere, che vuole porta avanti una programmazione di crescita per i ragazzi. E un allenatore come Bizzosi porta esperienza, porta metodologia di lavoro che per gli allenatori è sempre utile. E quindi credo che la società abbia fatto un buon investimento e dia il segnale di come crede nel lavoro del settore giovanile. Parlato bene, coach Bizzosi, cosa avete imparato? Beh, da coach Bizzosi diciamo che è un allenatore in questo momento di atleti senior, ma è cresciuto e ha formato tanti giovani, ha lavorato tanti anni nel settore giovanile, quindi sicuramente un maestro da cui apprendere. Allora, coach, campionato C2, Recanati, due parole. È un campionato dove facciamo fatica, siamo poco esperti, ma il progetto della società è molto chiaro. Anche qui, l'impronta di questo progetto è il segnale di quello che vuole fare la società. Stiamo facendo un campionato under, C2 praticamente con il gruppo Under 19 Elite. E la società spera in una crescita di questi ragazzi perché possano diventare dei giocatori di Serie C regionale o ambire anche a serie superiori. È chiaro che in questo momento soffriamo di inesperienza perché nei momenti caldi della partita non abbiamo ancora dei riferimenti sicuri con cui giocare, però il gruppo sta crescendo. Credo che questo sia come si può dire, la soluzione ai problemi che ci sono oggi nel basket, della possibilità di investire a livello economico. Credo che lavorare sui giovani e creare una situazione in casa sia la situazione ideale. E sono molto contento del gruppo Under 19 Elite, dove ci togliamo comunque delle soddisfazioni. Il gruppo sta crescendo e gli individui, la crescita è proprio individuale di ognuno di loro, poi è chiaro che si ripercuote sulla squadra e sul gioco. E sabato è andata, abbiamo preso qualcosa perché abbiamo vinto la prima partita di C regionale con un gruppo che praticamente è un po' sulla traccia dello stesso nostro progetto, con Jesi, che anche loro fanno un campionato Under 19 Elite, per cui è stata anche una giornata di soddisfazione, non solo di crescita di settore giovanile, ma anche una giornata di soddisfazione per quello che è il lavoro che si fa in palestra tutte le settimane, insomma, per ottenere anche qualche risultato oltre che la crescita dei ragazzi. Ok, allora buon lavoro coach e in bocca al lupo per la prossima. Crepi. Ciao, ci vediamo.